Per KTM il significato della presenza a ECMA è molto importante, innanzitutto per quello che riguarda le novità che vogliamo presentare, quindi nei confronti del pubblico, ma anche e soprattutto nei confronti della nostra rete vendita. Pensiamo che una presenza importante da parte della casa madre sia necessaria e strumentale e di aiuto assoluto alla rete vendita. Quindi queste sono le due ragioni principali per essere presenti a quello che è ormai riconosciuto come l'appuntamento mondiale più importante. Per quanto riguarda le novità, abbiamo innanzitutto un prototipo per uso sportivo per il motocross, è una moto assolutamente nuova ed innovativa con cilindrata da 3,50 centimetri cubici. KTM è il primo produttore che si presenta con una moto di questa cilindrata. Soluzioni innovative come la sospensione a leveraggio e l'alimentazione ad iniezione fanno parte di questo pacchetto che al momento è solo un prototipo destinato alle gare, ma che in un futuro vedrà la luce anche sulla produzione di serie. E nel frattempo aspettiamo Antonio Cairoli, l'anno prossimo il mondiale motocross MX1, impegnato alla guida con questa moto, quindi speriamo di essere competitivi già dalla partenza. Per quanto riguarda la produzione di serie abbiamo la 690 Duke R, il motore monocilindrico LC4 con ben 70 cavalli di potenza, è il più potente della categoria, soluzioni sempre molto raffinate con componentistica di prestigio per quanto riguarda le sospensioni, lo stesso motore e la componentistica. Ancora due prototipi per concludere, si tratta di due 125 destinate a un pubblico molto giovane. Al momento il nome la vogliamo semplicemente chiamare KTM 125, sono delle concept bike che anche queste vedranno nel giro di un anno circa la luce come produzione di serie e quindi di conseguenza saranno poi presenti nella rete dei nostri concessionari. Moto tutte da vedere, le riteniamo molto interessanti per concetto, per design e per grafica, sicuramente si sapranno distinguere nel panorama del settore 125.